anche poterci rivedere direttamente, non solo via video. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati, che sarà redatto e reso conto stenografico. Nel dargli la parola per lo svolgimento della sua relazione, invito i deputati che intendono intervenire in sede di dibattito a comunicarlo alla Presidenza, a fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori. Grazie, do la parola subito al Ministro. Prego. Grazie Presidente, saluto a tutti i colleghi presenti. Devo mettere la mascherina? Ah, scusate, credevo che ci fosse la deroga per il parlante. Ah, no, vabbè, no, rispettiamo i protocolli. Allora, il settore dell'acciaio è ormai da qualche anno oggetto di letture e messaggi contraddittori, spesso addirittura contrapposti, e gli operatori del settore vivono una condizione di incertezza per i ripetibili mutamenti di scenario a causa dell'evoluzione incessante delle condizioni di mercato e delle normative entro cui si devono muovere. Situazione questa decisamente penosa per chiunque eserciti l'attività imprenditoriale in un comparto come quello d'acciaio, in cui gli investimenti da realizzare sono particolarmente consistenti dal punto di vista finanziario e della tempistica necessaria per la loro concreta realizzazione. Il primo fattore di incertezza e difficoltà discende dal peso crescente acquisito alla produzione di acciaio dall'Asia, e in particolare dalla Cina, in larga parte a scapito dell'Europa. Oggi l'Asia copre circa il 75% della produzione mondiale, sulla Cina quasi il 60%. Nell'Europa nel suo complesso il 15% e l'America del Nord più o meno il 5%. La concorrenza spesso sleale di alcune delle economie emergenti e in particolare della Cina e dell'India ha comportato anche una progressiva riduzione dei margini di redditività dei produttori di acciaio europei. Soltanto oggi, con la netta inversione del ciclo derivante dal parziale superamento della pandemia e il conseguente effetto del rimbalzo delle attività produttive, assistiamo a una crescita di ricavi nel settore. Sorprende la disattenzione e l'inerzia con cui da troppe parti si è assistito a un così grande e drastico cambiamento del peso dei diversi paesi nella produzione dell'acciaio. In particolare l'Unione Europea soltanto recentemente sembra essersi resa conto del valore strategico che l'acciaio riveste in tanti settori produttivi e della necessità di preservare una ancorché parziale sovranità sotto il profilo della capacità produttiva da parte del nostro continente. È stata quindi delineata una strategia che nelle intenzioni delle autorità europee dovrebbe invertire la tendenza al progressivo ridimensionamento della capacità produttiva in Europa e la concentrazione nella Cina di quote crescenti di produzione. Questa strategia, tuttavia, come spesso accade in ambito europeo, non si è tradotta se non parzialmente in misure concrete. Sono state in effetti adottate alcune disposizioni volte a rafforzare gli strumenti di difesa attivabili sul piano commerciale a fronte della concorrenza asiatica, ma non si è realizzato un disegno organico e coerente di interventi per preservare l'industria europea. D'altra parte, anche la guerra dei dazi che si è scatenata ha concorso ad aggiungere confusione a uno scenario già molto complesso, aggravando le condizioni entro cui si devono muovere gli operatori del settore. Esemplare al riguardo è la situazione paradossale verificatasi in alcuni porti italiani, anche a causa della limitazione delle importazioni imposte dall'Unione Europea, che ha provocato l'accumulo di quantitativi ingentissimi di acciaio in attesa di essere sdoganati, peraltro con l'aggravio di dazi aggiuntivo. Anzi, per l'acciaio europeo si prefigurano nuove sfide che potrebbero provocare altri problemi piuttosto che favorirne una ripresa. Mi riferisco in primo luogo alla centralità assegnata nell'ambito del Next Generation EU e del Recovery Fund al processo di decarbonizzazione con la riduzione dell'utilizzo di combustibili fossili nei processi produttivi. Mi riferisco anche al confronto avviato in ambito europeo sulla riforma degli aiuti di Stato, che non potrà tener conto dello sforzo aggiuntivo richiesto ai settori cosiddetti energivori. Il MISE, pur consapevole dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, non può tuttavia fare a meno di guardare con preoccupazioni alle possibili ricadute dell'obiettivo che l'Unione Europea si è data, quello di ridurre del 55% le emissioni di gas serra entro il 2030, con il pacchetto cosiddetto Fit for 55. La preoccupazione discende dalla necessità di procedere con la necessaria cautela, valutando la sostenibilità e la praticabilità di quegli obiettivi sotto il profilo finanziario, ma anche sotto il profilo
delle disponibilità di tecnologie e delle competenze necessarie per la loro concreta traduzione. In sostanza, così come per altri settori industriali, occorre evitare di assumere decisioni che non siano supportate da un'accurata preventiva valutazione del loro impatto sul sistema produttivo. Né si può trascurare il rischio di innescare dinamiche inflazionistiche difficilmente controllabili per effetto di un aumento della tassazione sui combustibili fossili, che si trasferirebbe immediatamente sui costi di produzione in comparti come l'acciaio. Le stesse considerazioni valgono anche per le proposte avanzate dalla Commissione europea modificative del regime ETS, così come per quanto riguarda un'eventuale riduzione dell'intensità di aiuto di cui possono avvalersi le imprese del comparto. In sostanza, occorre intervenire perché l'Europa eviti di adottare scelte palesemente contraddittorie, per un verso, affermando il valore strategico dell'acciaio sotto il profilo industriale, ma anche della sicurezza, e per l'altro verso, pregiudicandone definitivamente la potenzialità di crescita, gravandolo di eccessivi oneri. Come detto, già oggi il settore soffre di evidenti distorsioni negli scambi a livello globale, tant'è che l'Europa registra uno scarto tra domanda di acciaio e la sua capacità produttiva. L'Italia è particolarmente interessata all'evoluzione degli scenari europei e globali, essendo il nostro paese il secondo produttore in Europa, subito dopo la Germania, con una quota del 15% e con un numero di occupati assai significativo, nell'ordine di circa 30.000 unità. Guardando la cartina dell'Europa, appare subito evidente che l'Italia si colloca tra i paesi con una presenza forte e diffusa nell'industria siderurgica. A parte la concentrazione particolarmente rilevante nel Bresciano, ovviamente i centri di produzione sono sparsi in varie regioni, dal Friuli al Veneto alla Lombardia, per proseguire poi con il polo ternano, quello di Piombino e quello di Taranto. Le acciaierie del nostro paese stanno lavorando con la ripresa dell'attività post-pandemia ad un ritmo crescente. Dobbiamo preservare il patrimonio di esperienze, competenze e professionalità e supportare l'industria dell'acciaio in una conversione dei processi produttivi nel senso della decarbonizzazione e della realizzazione di produzioni a più elevato valore aggiunto. Il Ministero ha avviato da tempo una proficua interlocuzione sulle misure adeguate a sostenere la produzione dei siti di Piombino e di Taranto, con il coinvolgimento di soggetti rientranti nella sfera pubblica, ma anche di imprese private, promuovendo tutte le iniziative che possono essere utili per garantire prospettive di sviluppo a questi siti produttivi, valutando tra le altre cose la possibilità di produrre preridotto e di adottare la tecnologia del forno elettrico. Sotto questo profilo, è bene ricordare che l'Italia si colloca in una posizione di assoluto vantaggio anche rispetto ai maggiori partner europei per quanto concerne l'incidenza della produzione di forno elettrico rispetto alla produzione da ciclo integrale, sostanzialmente riconducibile all'impianto di Taranto. In questo, come in altri casi, quando si entrerà nel merito del negoziato nelle sedi europee sul pacchetto Fit for 55, sarà bene far valere con la dovuta fermezza gli sforzi realizzati nel nostro Paese e i progressi già compiuti. Credo che possiamo dirci, con tutte le cautele del caso, che per quanto riguarda Taranto e Piombino, l'impegno di trovare soluzioni credibili e sostenibili sotto il profilo ambientale e occupazionale è uno sforzo significativo e naturalmente è in continuo progresso. Di qualcosa poi vi dirò nel corso del mio intervento, ovviamente relativamente a questi interventi. Dobbiamo lavorare in una logica condivisa, senza dividerci a seconda del carattere pubblico e privato. Sono convinto che il valore strategico dell'acciaio imponga di assumere una logica di sistema, che non significa alterazione della concorrenza, ma consapevolezza della necessità di affrontare in termini coerenti problemi che, se non risolti, finirebbero per penalizzare inevitabilmente sia i produttori che gli utilizzatori. Il lavoro fin qui svolto dal MISE ha evidenziato che non sempre l'azionariato straniero, che ha spesso investito nel settore in una logica più finanziaria che industriale, si è rivelato all'altezza del processo di transizione in atto. La CAO, forse più di qualsiasi altro materiale, esprime plasticamente l'immagine dell'industrializzazione. Si tratta di una componente essenziale di larga parte dei processi produttivi, dall'automotive a meccanica alle costruzioni. Allo scopo di affrontare in termini razionali il problema della sottoproduzione a livello europeo rispetto a una domanda in costante crescita, anche per effetto della ripresa dell'attività post-pandemia, appare necessario un intervento dell'Unione Europea per consentire il pieno utilizzo dei rottami disponibili da parte delle imprese del continente, piuttosto che favorirne l'esportazione
a vantaggio di paesi concorrenti. Ciò ovviamente non è incompatibile con le iniziative già allo studio per acquisire o produrre preridotto. Il Ministero lavora per sostenere tutte le iniziative che si muovono nel senso di mantenere e sviluppare la capacità produttiva, di tutelare l'occupazione e di apportare innovazione di processo e di prodotto, anche nell'ottica dell'avanzamento tecnologico nella prospettiva della progressiva decarbonizzazione, in considerazione del valore strategico che questo comparto appunto riveste nell'economia nazionale. Per quanto riguarda la ex Ilva, ricordo che l'Acciaierie d'Italia Holding SpA nasce il 14 aprile del 2021 a seguito dell'ingresso di Invitalia in ArcelorMittal Investco Italy SpA mediante l'aumento di capitale di 400 milioni di euro, effettuato in esecuzione dell'accordo di investimento siglato il 10 dicembre 2020 tra ArcelorMittal Italy Holding SRL, ArcelorMittal SIA e Invitalia. Nel corso del biennio 2019-2020 della gestione di ArcelorMittal, i livelli produttivi e le quote di mercato si sono ridotti a causa di vicende giudiziarie che hanno portato al sequestro dello sporgente 4 nel luglio 2019 e a dicembre dello stesso anno dell'altiforno 2, la cui facoltà d'uso è stata poi concessa a febbraio 2021. A queste circostanze si sono poi aggiunti gli effetti della pandemia Covid, che ha comportato il fermo della produzione per diversi mesi e un livello di produzione di bramme pari a soli 3,4 milioni di tonnellate. L'ingresso di Invitalia nel capitale sociale della capogruppo Acciaierie d'Italia Holding ha aperto una fase nuova nel processo di rilancio produttivo e di transizione ecologica, con l'obiettivo di rendere lo stabilimento di Taranto un modello di progressiva decarbonizzazione della produzione di acciaio in linea con le indicazioni dell'Europa e del Green Deal europeo. Allo stato attuale, Invitalia detiene una quota del 38% del capitale sociale, cui, in virtù dell'emissione di azioni di categoria speciale, corrisponde il 50% dei diritti di voto in assemblea. Il citato accordo di investimento del 10 dicembre 2020 prevede che a seguito di un secondo aumento di capitale Invitalia acquisisca il 60% del capitale. Il secondo aumento di capitale previsto alla scadenza del contratto d'affitto, maggio 2022, per l'acquisto dei rami di azienda di IVA in amministrazione straordinaria è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni. Primo, rilascio della nuova autorizzazione integrata ambientale relativa al nuovo piano industriale. Secondo, la firma di un accordo sindacale sul nuovo piano industriale. Terzo, il dissequestro penale degli impianti industriali. Il nuovo Consiglio di amministrazione di Acciaierie d'Italia sta lavorando alla definizione di dettaglio del nuovo piano industriale, con l'ambizioso obiettivo di accelerare per quanto possibile la transizione ecologica degli stabilimenti. I capisaldi del nuovo piano industriale di Acciaierie d'Italia sono quelli definiti nell'accordo di dicembre dello scorso anno e prevedono il completamento degli investimenti ambientali, importanti interventi tecnici, l'elettrificazione di una quota rilevante della produzione di acciaio. Per il sostegno finanziario degli investimenti previsti dal piano industriale si rende necessario attivare nuovi finanziamenti a medio e lungo termine. Il piano industriale allegato all'accordo di investimento del 10 dicembre 2020 prevede la costruzione di un forno elettrico alimentato da preridotto DRI, prodotto da un nuovo impianto realizzato e gestito da una NewCo a partecipazione pubblica. Gli investimenti stimati in funzione delle scelte tecniche variano da 900 milioni a 1,5 miliardi. Invitalia è stata incaricata di procedere alla costituzione della NewCo in modo da completare le analisi di fattibilità industriale, economico-finanziaria e ambientale del progetto. La copertura finanziaria degli investimenti necessari all'avvio della produzione di RAI può essere assicurata dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che alloca 2 miliardi di euro a valere sull'investimento 3.2 utilizzo dell'idrogeno in settori hard to abate. Abbiamo inoltre richiesto di inserire nella prossima legge di bilancio un fondo per sostenere i processi di transizione ecologica del sistema industriale italiano. Il fondo verrebbe gestito dal MISE insieme al MITE
e sarebbe appunto finalizzato a supportare le imprese a partire da quelle cosiddette energivore, impegnate nei processi di riconversione e nella realizzazione di investimenti per la decarbonizzazione. Riteniamo che alla luce delle dinamiche e del potenziale impatto, questa richiesta in qualche modo debba essere supportata e accolta, naturalmente nel prossimo disegno di bilancio che forse questo pomeriggio il Governo approverà e che preciserà poi con il documento che verrà inviato naturalmente in Parlamento. Grazie per l'attenzione, sono disponibile per le vostre domande. Grazie Ministro, noi abbiamo già diversi iscritti a parlare, chiedo comunque insomma, se ce ne sono altri di farcelo sapere. Onorevole Moretto, che è collegata da remoto, la vedo, prego. Sì, grazie Presidente, ringrazio il Ministro per la relazione a 360 gradi sul comparto della siderurgia e sulle urgenze. Io cerco di andare diretta a delle domande, come penso sia utile oggi. Abbiamo chiaro, ma lei l'ha detto, che diciamo, la crescita che il settore sta comunque vivendo nel 2021 è minata da alcuni aspetti sui quali poi anche lei giustamente ha detto dobbiamo focalizzare l'attenzione agli interventi. Da un lato la carenza e l'aumento dei costi delle materie prime e dall'altro collegato l'aumento dei costi del gas e dell'energia elettrica, tutti fattori che tra l'altro a cascata vanno a incidere anche sul settore delle costruzioni, sulla quale insomma la nostra commissione ha lavorato molto ed è attenta. Credo che concordo con lei sul fatto che sia mancata una politica europea seria e coordinata a sostegno del settore. Mi pare ormai evidente, l'ho detto in diverse occasioni, che il gioco dei dazi è un boomerang e lo stiamo assolutamente vivendo. E la prima questione che le pongo, che lei in parte ha citato, è che l'Italia in questi tavoli europei, rispetto agli altri produttori, principali produttori, si presenta con una situazione diversa, quindi con un'alta percentuale di produzione a forno elettrico, quindi avvantaggiata da un punto di vista del processo, diciamo, di innovazione, ma forse più debole in un tavolo nel quale eventuali politiche di sostegno potrebbero privilegiare diciamo, paesi che sono tra virgolette più indietro di noi, e quindi mi chiedo se su questo tavolo diciamo, come approcciamo per riuscire ad avere uno spazio anche che riguardi la nostra produzione. Poi vado sul PNRR che ovviamente interviene molto sul lato della domanda dell'acciaio, sostenendo gli investimenti, le infrastrutture, gli sblocchi dei cantieri, tutte cose su quali ovviamente tra l'altro come partito ci siamo impegnati molto, e dall'altro c'è il grande tema della decarbonizzazione che è intrecciato con le competenze del MITE. Io le chiedo due questioni che in parte ha citato. Una riguarda il ruolo che avranno il rottame o il preridotto ovviamente in questo processo di decarbonizzazione, perché se dobbiamo stimolare il cambio del processo produttivo verso una produzione diversa, elettrica e meno inquinante, questi due componenti hanno importanza. Mi pare di aver capito, quindi le chiedo conferma, che sul preridotto ci sia una attenzione, una qualche iniziativa del Ministero volta allo stimolo anche di nuovi impianti, quindi le chiedo conferma di questo, e altrettanto se invece sul rottame ci sono delle strategie per far sì che diciamo non siamo come Europa esportatore netto, ma che si riesca a tenere qualcosa anche per le produzioni interne. E l'ultima questione, ha annunciato, le avrei chiesto, ma ha annunciato un fondo in vista della legge di bilancio per la transizione ecologica dell'industria e delle produzioni, che quindi saremo, insomma, credo come commissione interessati a valutare quando sarà messo nero su bianco. E le chiedo se questo fondo intende in particolare puntare sull'efficientamento della produzione, perché noi in queste ultime settimane continuiamo a parlare di costo, e questo è assolutamente giusto e doveroso, ma forse oltre che interrogarci sul prezzo dell'energia, dovremmo interrogarci sulla quantità di energia consumata. E quindi credo, siamo convinti anche come forza politica, che questo percorso debba prima di tutto essere improntato sull'efficientamento. Tralascio le considerazioni sulla presenza pubblica
nelle imprese, che ho già in diverse occasioni detto che a nostro parere deve essere assolutamente temporanea e orientata a riportare le attività in un contesto di pieno mercato, però è evidente che in questo momento, soprattutto anche per l'intero comporto e per l'indotto, per alcune imprese che sono in attesa di capire quale sarà il futuro dell'Ilva, cito una fra tante, la Sanac, c'è anche il collega Ferri in commissione, ma anche altre, sono in attesa di capire davvero se questo piano industriale, con le condizioni che lei ha annunciato, a breve sarà davvero effettivo e produrrà i suoi effetti, soprattutto, come le diceva, sul territorio e sull'occupazione. Grazie. Grazie onorevole Moretto. Onorevole De Toma, prego. Buongiorno Presidente, buongiorno Ministro. Grazie innanzitutto per il suo intervento. Colgo l'occasione, magari sposto leggermente, ma proprio di poco, anche perché è attinente un po' a quello che lei ha detto. Stavo leggendo una agenzia uscita appunto poco fa da parte della Germania, con la preoccupazione ovviamente del costo dei carburanti e tutto quello che ne consegue, con l'aumento appunto di costi aggiuntivi per il trasporto, riscaldamento, i materiali trasferiti con ritardo temporale ai consumatori porteranno a richieste salariali più elevate. Questo glielo dico perché, occupandomi ovviamente dei temi dei carburanti, lei giustamente ha citato una sorta di cabina di regia, ma un aiuto fra Mite e Mise, anche perché la divisione ovviamente nel tema specifico porta indubbiamente a dovermi e doverci confrontare come commissione su un tema così importante come appunto anche la conversione degli impianti, quindi vedere un attimo esattamente una strategia globale per quanto riguarda gli impianti stessi che oggi sono presenti in Italia, e quindi con il carico occupazionale che ne consegue anche per quanto riguarda proprietari e gestori. Ma vengo alle domande, diciamo più che altro inerente, questa la tengo solo come considerazione da fare sua per poterla trattare successivamente. Quello che le chiedo inerente al suo intervento è esattamente se le risultano che crediti certificati per circa 60 milioni di euro al 30 settembre, questi dati vengono dati da Confapi e Confindustria, verso le aziende dell'indotto, il socio statale ha contezza di questa situazione. ArcelorMittal ha letteralmente rallentato le attività di produzione e manutenzione nel nostro stabilimento italiano, in un momento di totale esplosione della domanda di acciaio, con importanti ripercussioni economiche e sulla forza lavorativa dello stabilimento. Stiamo parlando di circa 4.000 lavoratori che sono in cassa integrazione. Lo Stato è al corrente di questa clamorosa scelta strategica dell'attuale gestore? Grazie. Grazie onorevole De Toma. Onorevole Vianello, prego. Grazie Presidente, saluto anch'io e ringrazio il Ministro Giorgetti per questa audizione, per alcune brevi domande. Innanzitutto vorrei conoscere qual è la politica italiana in fase appunto di preservazione dell'acciaio europeo. Nel merito, rispetto ai vari regolamenti di esecuzione, potremmo citare il 478 del 2015, il 755 del 2015, il 159 del 2019 e il 1590 sempre del 2019, sulla questione dazi e tutele dell'acciaio europeo. Quali sono le proposte che l'Italia porterà adesso prossimamente in sede di commissione per queste tutele? Ancora, sempre per la questione della produttività nazionale, col decreto Venezia sono stati finanziati sia la seconda tranche che è stata finanziata per l'aumento di capitale, però mi sembra di capire che ancora non è effettiva, quindi c'è stato alla legge, però ancora non è effettiva, quando quindi ci sarà? Vorrei capire, e soprattutto si prevede che la NewCo debba fare uno studio di fattibilità sull'impianto di preridotto. L'impianto di preridotto è funzionale a far sì che l'acciaio prodotto anche dal alto forno con l'uso dei lingotti del preridotto sia qualitativamente superiore e paragonabile a quello d'alto forno sostanzialmente. Il problema è sui costi. In Europa, che ci risulti, non ci sono grossi impianti di preridotto, ci sono in Asia. Questo perché è legato ovviamente al costo della materia prima che fa funzionare il tutto, cioè il gas. In Asia hanno enormi giacimenti, se lo possono permettere, costi più bassi. In Europa questa situazione non c'è, quindi non ci sono impianti di preridotto. Ecco, allora, ora l'Italia si sta lanciando in questo preridotto, ma visto anche gli ulteriori aumenti, e i futures dicono che aumenterà ancora del 10% il gas nei prossimi 6 mesi, se questi impianti di preridotto non sono economicamente sostenibili, qual è l'alternativa che lo Stato italiano si sta pianificando?
Ricordo che l'impianto di peridotto sì verrà fatto a Taranto, ma sarà funzionale per tutte le aziende, per tutte le aziende, insomma, sarà poi sarà sul mercato. Vorrei anche conoscere, possibilmente, se ci sono degli aggiornamenti in merito alla sentenza CEDU della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha decretato che l'Italia non ha tutelato i cittadini di Taranto, e aggiornamenti sulla procedura di infrazione invece sulla mancata realizzazione e autorizzazione integrale ambientale, che ormai sono 10 anni, a partire dal 2011, siamo nel 2021, sono 10 anni, ovviamente non è responsabilità sua questa direttamente, però sono 10 anni e contestualmente l'AIA dovrebbe concludersi il 23 agosto 2023, solo che, come ci stava dicendo, ci sarà un nuovo piano industriale. Allora, questo nuovo piano industriale probabilmente prorogherà ulteriormente l'AIA, ancora di altri anni. Vorremmo capire quando sarà possibile visionare e quindi poi riaprire tutta l'AIA, visionare il piano industriale. Ancora una domanda. Nel caso in cui la Procura di Taranto, abbiamo visto ora ci sono stati delle situazioni giudiziarie in corso che hanno portato, anche per altre vicende, ma non solo, alla una situazione giudiziaria con la Procura di Taranto, nel caso in cui l'area a caldo non venisse dissequestrata, visto che con la prima sentenza del processo ambiente svenduto, anzi, la Procura ha chiesto anche la confisca, salterà, Mittal andrà via, cosa farà l'Italia a quel punto? E nel caso in cui appunto non venisse dissequestrata, ancora, Mittal ha avuto, notoriamente, lo sappiamo, ce lo dicono i lavoratori, ce lo dicono le sigle sindacali, comportamenti fortemente antisindacali, sia dalle graduatorie, che poi ovviamente la giustizia ha reintegrato alcuni lavoratori che ne avevano diritto, che erano stati esclusi, ma anche continuamente confronti antisindacali nei confronti dei lavoratori. So che lei è il Ministro dello Sviluppo Economico, però, e quindi questo magari sarebbe una domanda da porre al Ministro del Lavoro, tuttavia, cioè Mittal ha fatto quello che voleva. Ora che lo Stato italiano è entrato anche se avrà la maggioranza, nel momento in cui ci sarà aumento del rapporto di capitale, che cosa garantirà che Mittal, quindi l'azienda, cioè Italia, non abbia più questi comportamenti fortemente antisindacali? La ringrazio per il tempo che mi è stato concesso. Grazie, onorevole Vianello. Onorevole Andrea Romano, da remoto, prego. Grazie Presidente, grazie al Ministro Giorgetti per questa sua introduzione. Vado al punto che riguarda lo stabilimento di Piombino della ex Lucchini. Ricordo che l'impianto si trova in un'area di crisi industriale complessa, tra l'altro una delle due aree di crisi industriale complessa che insistono sulla costa toscana, e che quindi è particolarmente fondamentale, Ministro, che questo impianto non venga ulteriormente indebolito nella sua capacità occupazionale. Siamo di fronte, lo dico con franchezza, ad un ritardo molto grave su cui il Parlamento, in particolare il Partito Democratico, non ha mancato di sollevare la propria attenzione. Però questo ritardo c'è stato, possiamo quantificarlo in un anno diciamo di assenza di iniziative, purtroppo, da parte ministeriale. Ultimamente, come sappiamo, vi è stata la firma di un memorandum of understanding tra Invitalia e JSW, che è comunque un primo passo da salutare positivamente, a cui però è necessario, Ministro, che segua con grande solerzia la realizzazione degli altri indispensabili passi. A cosa mi riferisco? Mi riferisco alla realizzazione della due diligence, che dovrebbe preludere alla firma del patto formale per l'ingresso di Invitalia nel capitale di gestione di questo impianto, e ovviamente alla definizione di un nuovo piano industriale basato su questa conformazione. Quindi la prima domanda che le faccio è se lei e il suo Ministero confermano di fronte al Parlamento, di fronte a questa Commissione, l'intenzione di procedere a tappe serrate, tenendo anche conto del ritardo che abbiamo già accumulato rispetto appunto alla formalizzazione del piano industriale. Il secondo punto riguarda il coinvolgimento delle parti sociali, Ministro. Tale coinvolgimento è stato più volte sollecitato dai sindacati, dalla Regione Toscana, dalle forze politiche, a partire dal PD. Questo coinvolgimento ad oggi non c'è stato, ma un coinvolgimento che è ulteriormente necessario perché le parti sociali e i lavoratori non si trovino di fronte al fatto compiuto, cosa che sarebbe ulteriormente inaccettabile tenendo conto della situazione ormai gravissima che coinvolge questo impianto. Il secondo punto è la richiesta di un cronoprogramma. A questo punto è necessario che il Ministero si impegni anche formalmente con un cronoprogramma che impegni il Ministero, la politica, mi viene da dire, il Governo e il Parlamento di fronte a questa realtà industriale. Infine un punto relativo alle forniture di binari. Lei sa certamente che questo impianto di Piombino
ha un suo tradizionale punto di forza nella fornitura dei binari. Ecco, l'auspicio, il suggerimento, la richiesta è che la fornitura di RFI venga subordinata alla definizione del nuovo piano industriale, perché non vorremmo che ci trovassimo di fronte a una situazione in cui in fondo si siglano accordi con fornitori per poi in realtà assistere, cosa che naturalmente non vogliamo e sono sicuro che anche lei non vuole, al depauperamento, all'ulteriore depauperamento di questo fondamentale impianto industriale per la Toscana, per la costa, mi viene da dire anche per la realtà siderurgica italiana nel suo complesso. Grazie molto, Ministro. Grazie, onorevole Romano. Onorevole Sutto, prego. Sì, grazie Presidente, ringrazio anch'io la presenza del Ministro. Una domanda secca, volevamo sapere qual è lo stato di avanzamento per la stesura del piano nazionale della siderurgia, che più volte è stato anche da lei annunciato, ma appunto non conosciamo quale sia lo stato di avanzamento. Riteniamo questo perché appunto per sapere qual è la strategia che il MISE ha intenzione di portare avanti in ambito siderurgico, anche perché sicuramente questa è utile per superare anche le varie vertenze che sono presenti oggi al suo Ministero. Questo perché per dare degli indirizzi appunto di dove si vuole andare è la metodologia più corretta per poi capire anche come poter attrarre anche degli investitori che vogliono portare avanti questo, anche per utilizzare il suo parere di prima, anche per fare in modo che l'azionariato straniero non sempre è stato all'altezza, e quindi con delle linee guida ben, una strategia ben definita, sicuramente questo può essere d'aiuto. Ultima domanda, se ci può dare, anche vabbè, tenuto conto che non è ancora entrato in Consiglio dei Ministri, però se ci può dare qualche dettaglio in più sul fondo per la transizione ecologica di cui ha parlato prima. Grazie. Grazie. Onorevole Micheli, prego. Grazie Presidente, ringrazio anch'io, anche noi ringraziamo il Ministro per quanto ci ha riferito oggi e per il costante lavoro anche su questo tema siderurgico, che è un tema molto delicato e complicato, purtroppo magari visto da molti un po' lontano, visto che la fanno da padrone i colossi del Far East, però è molto di vitale importanza per il nostro Paese, visto anche l'occupazione e il valore strategico che diceva appunto il Ministro. A parte appunto la problematica generale sul approvvigionamento di materie prime, volevamo fare due o tre domande al Ministro, e cioè, che poi va a ricalcare un po' quanto già stato detto, cioè se vi era un piano concreto del Governo, una volontà diciamo di mantenere questa presenza dell'Ilva, non solo per quanto riguarda l'area freddo, ma per l'area caldo, che è ovviamente il valore aggiunto, anche se il più inquinante. E poi, come tutte le materie prime, sappiamo per il problema degli approvvigionamenti, sul recepimento diciamo di acciaio di qualità, ma anche ovviamente di alluminio e altri, confermandole il grosso problema che hanno molte aziende sul territorio. Il sottoscritto viene da Brescia, come diceva lei, vi è un grosso problema sull'approvvigionamento, se vi è un piano particolare per aiutare anche questo tipo di aziende che hanno questo problema, appunto l'approvvigionamento. E poi, visto che siamo la pandemia ha generato anche un certo caos, si sono stati messi sul tavolo determinati argomenti oggi che sono molto più visibili, e cioè che questa catena globale diciamo sia sbagliata, mettiamola così, per questa dipendenza totale dal Far East. Quindi in questa logica, se il PNR che ricostruirà l'Italia nei prossimi 4-5 anni vi può essere previsto un piano di rientro per determinate lavorazioni o certe questioni manufatturiere con il prossimo futuro. Grazie. Grazie onorevole Micheli. Allora abbiamo concluso il primo giro in cui hanno potuto prendere la parola tutti i gruppi che l'hanno chiesto, quindi chiedo se ci sono appunto altri interventi. Ne abbiamo già uno iscritto, che è l'onorevole Ferri Italia Viva. Se ci sono anche altri che intendono farlo, il Ministro insomma gentilmente si ferma qualche minuto di più, quindi insomma ci fa piacere se mai dare spazio anche a più deputati oltre a quelli che appunto hanno già parlato. Prego onorevole Ferri. Grazie intanto Ministro per questa sua relazione. Torno su un punto già toccato, due punti anzi, uno toccato già dall'onorevole Moretto a proposito del piano industriale e riguarda gli stabilimenti della Sanac.
ne abbiamo parlato in più occasioni, sono una produzione importante, una società sana che può essere rilanciata e secondo noi deve rientrare nel piano industriale a 4 stabilimenti e c'è anche lì l'amministrazione straordinaria, però era legata a Acciaierie Italia, l'ex Ilva, e riteniamo che sia importante anche in questo caso che entrino Acciaierie Italia. Siamo consapevoli che necessiti di rifare un bando, conosciamo tutti la storia, si è perso molto tempo, ma è una produzione che secondo me deve rientrare nel nostro piano industriale, perché nel campo dei refrattari tra l'altro sono un'eccellenza ed è collegato a tutto il tema della siderurgia e anche dell'Acciaierie Italia e della produzione dell'Ilva. Quindi dobbiamo correre, risposte sono urgenti e quindi la prima cosa è capire in che modo possa entrare Acciaierie Italia e se c'è questa ipotesi. Quindi confidiamo in tempi rapidi. E tra l'altro sul punto chiedo a lei se era stata istituita nel precedente governo, e penso che sia rimasta anche in questo, la possibilità, il MISE alle crisi industriali chiamava tutti i deputati e coinvolgeva i deputati, anche se poi curiosamente io ho partecipato a più incontri, ebbi anche un po' una discussione con il delegato del ministro Di Maio, perché potevamo andare al MISE a questi incontri, però non ci veniva data la parola. E quindi io dicevo, vabbè, vi ringrazio per questo invito, però se poi non possiamo parlare e dire niente, penso che sia, sì, per l'ascolto è sempre un arricchimento, però per portare anche un piccolo e modesto contributo. Quindi se questi tavoli che coinvolgono i parlamentari nelle crisi industriali del territorio, se sono sempre attivi, in che modo vengono formalizzate le convocazioni e se poi lei può avviare un nuovo spirito di confronto e consentire ai deputati di parlare in queste occasioni e non solo di ascoltare come veniva fatto prima, anche se era positiva la convocazione. E poi l'altro tema, quindi questo sulla sala, che però è già intervenuto l'onorevole Romano sull'impianto di Piombino. Penso che le argomentazioni che il collega Romano ha sottolineato siano tutte condivisibili, quindi non sto a ripeterle, però le sottoscrivo. C'è un impegno forte anche da parte del gruppo parlamentare di Italia Viva su questo insediamento industriale che è generale. Quindi mi rimetto a lei, non so se poi sulla Sanac ci sarà un'adozione specifica, però è davvero urgente perché ci sono lavoratori che aspettano e che sono in difficoltà da tempo e non vedono risposte. Grazie. Da parte della politica. Grazie. Grazie onorevole Ferri, io le ho dato la parola, come ben sa, insomma questo non è un question time, ma è la relazione sulla siderurgia e sullo stato della siderurgia in Italia, quindi penso che il Ministro giustamente abbia collocato la questione in termini più generali. Fortunatamente la Commissione, questo lo dico perché lei non è membro di questa Commissione, ma la informo, prima di dare la parola all'onorevole Patassini che l'ha chiesta, che comunque la Commissione avvierà un ciclo di audizioni specifica sul tema della Sanac, che avremo quindi modo anche di interrogare magari il Ministro sul punto e quindi avere la possibilità di entrare nel merito in maniera più specifica. Così come, come l'onorevole Ferri sa, abbiamo chiesto al Ministro più volte un incontro di tutti i deputati territoriali in modo tale da capire meglio questo tipo di vertenza. Però ecco, invito tutti i colleghi a stare nel merito dell'audizione di oggi, che è un'audizione generale sul tema delicatissimo, importantissimo, preoccupantissimo della siderurgia nel nostro paese, perché è uno dei temi centrali per la ripresa del paese stesso. Prego onorevole Patassini, poi l'onorevole Sani. Prego. Grazie Presidente, grazie signor Ministro per l'audizione di oggi. L'importante è quello che lei ha citato dell'operazione che è stata fatta in Umbria dell'acciaieria Specialiterni, che è ritornata di proprietà italiana ma con un importante progetto di sviluppo e di crescita che ci auguriamo sia da volano non solo per la regione ma per tutto il territorio del centro Italia e che sia il punto anche di partenza per rilanciare una produzione nazionale che possa anche aiutare a contenere questa esplosione di prezzi, perché chiaramente quando le filiere si sviluppano in maniera omogenea e concreta
tutto diventa più facile e sicuramente più efficiente. Quindi su questo argomento volevo chiederle l'idea, l'intendimento di avviare, come e sull'esempio di questo, progetti di filiera nel campo siderurgico. Onorevole Patassini, onorevole Sani, prego. Sì, grazie Presidente, buongiorno Signor Ministro. Molto rapidamente, perché mi riconosco nell'intervento del collega Romano rispetto alle vicende che riguardano lo stabilimento di Piombino, solo per aggiungere una sollecitazione rispetto allo stabilimento Liberi Steel Magona, sempre di Piombino, rispetto al quale, come lei sa, si sta registrando questa situazione piuttosto paradossale di una presenza di commesse rivolte a quell'impianto, ma una difficoltà di reperire materia prima da lavorare, non tanto per difficoltà di mercato quanto per problemi finanziari della proprietà. È un tema aperto anche questo in Toscana, al pari degli altri, su cui occorre un intervento anche da parte dello stesso Ministero. È chiaro che affrontare la questione della siderurgia su Piombino consentirebbe anche, diciamo, di sbloccare favorevolmente la situazione dello stabilimento Magona, ricostruendo una filiera dell'acciaio piuttosto interessante non solo per quel territorio ma per il resto del paese. Quindi nulla, le sollecito anche quest'ulteriore situazione. Grazie, non ho altre domande e interventi, quindi ringrazio tutti i deputati e deputate che hanno partecipato, do la parola al Ministro per le risposte, auspicando anch'io, diciamo, di leggere il prima possibile il piano della siderurgia, come lei ha giustamente annunciato, perché questo è fondamentale per, appunto, la ripresa delle aziende italiane e per la ripresa del paese intero. Prego, Ministro. Allora, grazie a tutti gli intervenuti per le loro domande e gli stimoli. Partirei proprio da questo ragionamento. Il piano acciaio, chiaramente io lo vedo come una specie, almeno per come l'ho affrontato io, una specie di puzzle in cui abbiamo alcuni dati acquisiti, un'industria siderurgica particolarmente, diciamo così, privata, concentrata al nord, che ha fatto anche dei progressi molto importanti per quanto riguarda l'aggiornamento tecnologico, siamo forse i primi sui forni, diciamo così, nell'elettrosirurgia. E poi una serie di punti di domanda che in qualche modo, a partire da Taranto, ma evidentemente anche Piombino e Terni, da in qualche modo affrontare in modo chirurgico e in qualche modo inserire nel contesto generale, in un quadro di cambiamento assolutamente repentino del settore, perché noi oggi viviamo in una circostanza di mercato che è profondamente diversa rispetto a quella che era 3 anni fa, con prezzi completamente diversi, difficoltà di reperimento, difficoltà addirittura di produzione rispetto alla domanda. E quindi il quadro è un quadro in continua evoluzione. Paradossalmente il quadro che ci viene prospettato oggi di mercato ci permette probabilmente di trovare delle soluzioni che prima erano impossibili, c'è un interesse diverso anche dei cosiddetti interlocutori o partner stranieri rispetto alla possibilità oggi di fare profitto. Oggi si fa margine, diciamo così, della produzione di acciaio. Però la rilevanza strategica non è semplicemente quella della produzione di acciaio, e anche in qualche modo per tutti coloro che utilizzano l'acciaio in questo paese. Siamo un paese trasformatore, manifatturiero, certo sull'automotive poi magari ne parleremo in altra sede, abbiamo come tutti qualche problema. Però il tema, in qualche modo, tutto quello che si è venuto a creare anche in post pandemia ha riportato al centro, ci ha fatto capire quanto sia importante e anche strategico in qualche modo avere la produzione qui, perché qualcuno poteva dire: ma perché dobbiamo continuare a produrre acciaio in Italia? Lo possiamo tranquillamente comprare da altri paesi e addirittura a prezzi inferiori e quindi non è strategico. No, invece abbiamo scoperto, diciamo così, tutto quello che è successo nelle catene di fornitura, che in Italia e anche in Europa probabilmente la produzione dell'acciaio continua a essere strategica ai fini dell'industria nazionale. Europa, allora, che cosa succederà in Europa? Qual è la posizione dell'Europa? Come noto, l'Italia ha sostenuto la posizione
per quanto riguarda le tutele, no? Per quanto riguarda i cosiddetti dazi alle importazioni che nascono in risposta a quello che aveva fatto poi l'amministrazione americana. La posizione è stata contestata e è contestata da una parte degli utilizzatori, perché si ritiene che in qualche modo questo tipo di contingentamento di dazio possa provocare tensioni sui prezzi per gli acquirenti dell'acciaio. Questo è parzialmente vero, è vero ma parzialmente vero. Noi abbiamo in qualche modo e intendiamo contestare non tanto la misura quanto la modalità completa di concreta di applicazione, che misurandola sul trimestre genera tensioni, in particolare con l'approssimarsi della scadenza, ed è quello che è il fenomeno che si è generato nei porti italiani qualche settimana fa, derivava proprio dal fatto che approssimandosi la saturazione della diciamo così, in assenza di dazio, nessuno in qualche modo voleva in qualche modo acquisire e mettere formalmente scaricare la merce, perché inevitabilmente sarebbe andato incorrere nella penalizzazione del dazio. Quindi quella misura, che aveva un senso ma che in qualche modo andrà ridiscussa complessivamente, perché dalle notizie che abbiamo noi sia gli Stati Uniti sia la Cina hanno in animo di fare delle azioni e ritarare la politica in termini di dazi, probabilmente costringerà tutti quanti, anche l'Europa, ad aggiornare gli strumenti. Non vado qui a discutere di quello che sarà la tassa alla frontiera sulle produzioni di carbonio, perché è un'altra faccenda molto più ampia che si inserisce complessivamente nelle misure diciamo così, che saranno tutte connesse alla realizzazione degli obiettivi ambientali a livello globale. C'è da dire però sicuramente che un tema che noi dovremmo porre a livello europeo e su cui dobbiamo preoccuparci è quello relativo al rottame. Perché il rottame è la materia prima fondamentale per tanta parte della nostra siderurgia, di rottame non ce n'è, di rottame in Europa viene esportato e soprattutto ci sarà una carenza di rottame sempre di più intensa, perché se si va verso l'elettrificazione del processo produttivo in tutta Europa, non soltanto in Italia, in tutta Europa cercheranno ulteriormente rottame, quindi il prezzo del rottame tenderà inevitabilmente in qualche modo a incrementarsi. Dobbiamo evidentemente già in termini prospettici riflettere bene rispetto a quello che sarà in relazione al processo di decarbonizzazione dell'industria siderurgica europea, appunto come gestire la vicenda dell'importazione e dell'esportazione del rottame in Europa. D'altro canto, e qui vengo, diciamo, le grandi scelte, l'Europa ovviamente spinge verso, diciamo, l'acciaio verde e il processo di decarbonizzazione. Non sempre questo avviene a livello globale, è veramente singolare questo. Ci sono dei paesi che ovviamente continuano a produrre a carbone, a ciclo integrale, e in Cina mi sembra che vadano ulteriormente in questa direzione. Tutto ciò è apparentemente contraddittorio, ma soprattutto il rischio di creare delle competizioni a livello di costo di produzione e quindi di prezzo assolutamente insostenibili. Giustamente chi osservava, attenzione, il DRI, ma quanto costa produrre col DRI? Adesso ci arriveremo. È un tema che rende impossibile competere a livello di prezzi con chi in qualche modo continua a produrre a carbone. Quindi o smettiamo tutti quanti di produrre a carbone, e noi siamo assolutamente disponibili, assolutamente convinti di questo, oppure la competizione è chiaramente sleale. Quindi vado un po' in ordine, però questo è il grande tema. È chiaro che noi nelle interlocuzioni, che sono interlocuzioni pubbliche col settore privato ma anche con le realtà private o comunque in cui adesso c'è la partecipazione pubblica, stiamo spingendo e incentivando esattamente il forno elettrico, che sarà inevitabilmente col DRI e col preridotto anche il destino che di Taranto per raggiungere quegli obiettivi di diciamo standard ambientali che sono prescritti dalla legge ma anche dal buon senso e dalla volontà assolutamente del governo. In questo senso c'è l'indicazione già partita, come ho detto nel mio intervento, la procedura per la costituzione di una NewCo, partecipazione pubblica per la realizzazione dell'impianto di RI a Taranto, che è il naturale presupposto evidentemente per andare alla costruzione poi del forno elettrico. Il processo, questo processo è un processo che
molto gravoso, prevede investimenti importanti. Il fondo di cui ho parlato e di cui il MISE ha fatto richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, poi vedremo effettivamente a che punto è stato accolto, perché in questo momento non sono in grado di darvi garanzie, ma è per in qualche modo assistere il processo di riconversione industriale, di aggiornamento tecnologico di tutti i settori hard to abate, che si devono misurare con quelle nuove sfide performanti in termini ambientali. Veniamo adesso a poi tre o quattro temi, diciamo così, relativi a vicende specifiche, perché poi dopo, come vi ho detto, il piano industriale in realtà deve risolvere, l'equazione si risolve risolvendo, diciamo, due o tre situazioni. Allora, una fortunatamente è stata risolta, credo positivamente, la vicenda di Terni e AST, il processo che il governo ha seguito nelle modi in cui si può e si deve seguire la vicenda che riguarda un privato, e diciamo così ha risolto una delle variabili che adesso speriamo diventi un caso di successo, di reshoring, diciamo, chiamiamolo così, o ritorno in patria di una produzione che naturalmente deve essere comunque competitiva e soddisfare tutti quei criteri di sostenibilità economica, ambientale e sociale che in Umbria, in particolare nell'area di Terni, si aspettano. La seconda questione che è stata richiamata e su cui vorrei essere il più chiaro nell'ambito del possibile, quella relativa a Piombino. Io smentisco il fatto che il governo e il ministero sia rimasto inattivo, nel senso che il tavolo si è continuamente tenuto a Piombino. Diciamo che abbiamo avuto delle franche e aperte discussioni con il soggetto privato che è proprietario dell'area di Piombino, che ci ha proposto delle soluzioni industriali che abbiamo rigettato in quanto totalmente, a nostro giudizio, insoddisfacenti. E l'atteggiamento complessivo da parte del governo è che noi puntiamo al rilancio di Piombino, è assolutamente disponibile Invitalia a investire su Piombino, ma l'interlocutore deve presentare un piano industriale serio. Allora, il memorandum nasce con a questo scopo, sappiamo perfettamente che poi, diciamo così, i clienti sono anche pubblici e quindi una parte delle fortune di quegli insediamenti industriali dipendono anche dall'atteggiamento complessivo di una società pubblica, ma questo non, in qualche modo non rileva. Però, come sta avvenendo per quanto riguarda Taranto, noi siamo disposti a, diciamo così, compartecipare anche all'iniziativa industriale, agli investimenti su Piombino, però è importante che appunto il proprietario e l'azienda straniera che oggi è proprietaria dell'impianto in qualche modo collabori, anche per dare poi soluzione anche a situazioni aziendali assai prossime a quella dell'ex Lucchini, abbiamo parlato di Magona, che potrebbe avere una soluzione complessiva e inevitabilmente sono anche in qualche modo collegate all'intera area di crisi. Quindi io quello che voglio assicurare è che l'atteggiamento del governo è di assoluto interesse, siamo sul pezzo, però con una posizione assolutamente ferma e per dare una risposta seria e non solamente sulla carta rispetto all'insediamento di Piombino. Per quanto riguarda invece Taranto, allora Taranto ha una serie di condizioni che non dipendono unicamente dalla volontà degli azionisti. Parliamoci molto chiaramente su questo. Quindi ci sono dei dati, e l'ho ricordato anche precedentemente, l'ingresso da parte dello Stato con Invitalia con un diritto di voto al 50% e la prospettiva dell'aumento della partecipazione fino alla maggioranza del capitale dipende dal verificarsi di una serie di situazioni che sono, diciamo così, molto di asticella molto alta. Il livello del management che il governo ha scelto e che è incaricato di seguire la vicenda è, diciamo così, secondo noi assolutamente adeguato ad affrontare questa sfida complessa. Abbiamo sollecitato anche in questo caso a un diverso atteggiamento e di collaborazione e di investimento il soggetto privato
in precedenza unico gestore dell'impianto. Attualmente questo potrà permettere anche di cambiare magari atteggiamento rispetto ad alcune situazioni. È stato ricordato che ad esempio la situazione dell'indotto è assolutamente, diciamo così, plausibile, anzi sicuramente si è verificato il fatto che ArcelorMittal abbia finanziato il proprio capitale circolante non pagando o rinviando i pagamenti dei propri fornitori. E anche adesso, dopo l'ingresso comunque del capitale, delle importanti operazioni di finanziamento previste dall'accordo del 2020 sono in itinere, perché il finanziamento di tutta l'operazione e poi dei successivi investimenti sono molto molto rilevanti in termini economici. Sono in parte finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma non solo. E sotto questo aspetto il soggetto privato che ha già fatto interventi sull'impianto, altri ne dovrà fare, in qualche modo dovrà partecipare insieme al socio pubblico in questa attività di investimento, perché non è che il socio pubblico ci mette tutti i soldi e il privato in qualche modo aspetta di goderne i benefici. Quindi ci vuole uno sforzo complessivo nel piano industriale che a breve, posso dire, verrà presentato. Credo che ci sia questo tipo di sforzo, chiamiamolo collettivo, per riuscire in qualche modo andare avanti nel processo di decarbonizzazione, rispettando nel modo migliore possibile ovviamente quelli che sono gli standard ambientali. Io non ho gli elementi per dire, diciamo così, per richiamare puntualmente le sollecitazioni che sono state fatte, però è chiaro che c'è un'attenzione da parte delle autorità sanitarie, c'è un'attenzione anche da parte delle autorità giudiziarie, sono, diciamo così, gli elementi esterni al processo puro di intervento dello Stato, tali per cui se noi riusciamo a portare avanti un piano industriale che soddisfa quei requisiti ambientali, molto probabilmente la spada di Damocle rispetto agli interventi anche di sequestro o non sequestro possono essere risolti, altrimenti è chiaro che se interviene il sequestro tutte le operazioni in qualche modo, in quanto tale come è stata progettata, viene a cadere. Questo nuovo atteggiamento e la nuova diciamo così, linea manageriale adottata su Acciaierie per l'Italia dovrebbe permettere di venire incontro in modo, diciamo così, alle aspettative dell'indotto, ha un atteggiamento ovviamente inevitabilmente anche un po' diverso nei confronti delle rappresentanze sindacali e in questo modo il tutto quadrerebbe nel momento in cui il piano industriale sarà oggetto evidentemente di un confronto non soltanto con le rappresentanze sindacali ma anche con le rappresentanze territoriali. Cioè è chiaro che questo grande progetto che coinvolge così tanta risorsa pubblica deve trovare l'accordo anche di sindaco e Regione Puglia. Questo è il sindaco di Taranto e Regione Puglia. Questo è l'obiettivo, perché o tutti quanti in qualche modo siamo d'accordo a fare questo grande progetto, che è un progetto anche di industriale e di grande tecnologia per la decarbonizzazione di Taranto, oppure non ce la facciamo, questo è chiaro. C'è un punto di domanda che giustamente è stato rilevato, ma se noi li facciamo il forno elettrico, facciamo il DRI, e con il costo del gas attuale questo impianto non sarà mai economicamente conveniente. Questo è un tema che si è posto sin dall'inizio. È chiaro che questo due aspetti. Il primo è che tutto questo è comunque una transizione verso l'idrogeno, perché il punto finale per la produzione di acciaio anche a Taranto rappresenta comunque l'idrogeno, che è l'unica possibilità di produrre sostanzialmente con un impatto zero o prossimo allo zero in termini ambientali. Il gas rappresenta una risorsa di transizione, l'unica che esiste in realtà, diciamolo chiaramente, con un impatto ambientale molto ridotto, ma comunque un qualche impatto ambientale. È chiaro che lì bisognerà mettere in piedi o immaginare un sistema di sussidi, ma tutto in questo momento, oserei dire, è quasi prematuro. Cioè io 6 mesi fa vi avrei detto che servivano sussidi di un certo tipo, oggi vi direi altri. Fra un anno, quando mi diranno che in tutto il mondo è vietato il carbone, tutti vanno a gas, a un altro ancora, e quindi potrei dirvi delle cose che hanno la durata sostanzialmente di una stagione. Vado a chiudere, credo di avere più o meno risposto
a tutti quanti, dicendo che con la per la vicenda Sanac, che poi sarà oggetto di approfondimento, anche in questo caso siamo stati in qualche modo influenzati dalle vicende di ArcelorMittal e Acciaierie per l'Italia. Come voi sapete, fu deciso di procedere a gara separata all'epoca da parte dei commissari. Questa gara fu coronata, tra virgolette, da successo. Poi per due anni ArcelorMittal non ha in qualche modo non ha ottemperato a quelle che erano le prescrizioni di gara. E quindi sostanzialmente la gara è stata indirizzata su un binario morto, dove adesso i commissari, mi risulta, stanno cercando faticosamente di recuperare quantomeno la cauzione, la garanzia presentata. Credo che Acciaierie per l'Italia a questo punto sia disponibile a partecipare, essendo un soggetto teoricamente diverso giuridicamente rispetto a ArcelorMittal, a una nuova gara che i commissari stanno predisponendo in tempi rapidi, e questo credo che rientri assolutamente nel perimetro aziendale, nell'interesse aziendale di Acciaierie per l'Italia per quanto riguarda la produzione. Poi però nei dettagli magari le vedremo in una prossima. Avremo modo. Grazie Ministro, grazie ai commissari. A presto. Chiudiamo e ci riaggiorniamo.